Ciao tesorine, oggi voglio mostrarvi quello che mi è stato inviato da alcuni siti. Ho aspettato a fare questo video proprio per accumulare tutte le cosine, anche se altre cose mi devono arrivare, però veramente sono lunghissimi e allora ho deciso comunque di fare questo video, poi più in là ne vedrete degli altri, così almeno vi aggiorno e posso anche sistemare queste cose perché, come sapete, io tengo sempre tutto lì, accumulo e poi una volta che faccio il video posso indossare le cose, utilizzarle, metterle a posto. Quindi, dal sito Front Row Shop, questo qua. Comunque nell'info box trovate tutti i link, se riesco vi linko anche i vari oggettini, i vari capi che ho scelto, così almeno se vi interessano avete la pagina diretta. Prima cosa che vi mostro è questa maglia qui, trasparente come potete notare, abbastanza lunga, l'ho presa da utilizzare soprattutto con i leggings, magari più in là quando inizia a fare un po' più caldo, anche la sera se uno ha da fare una serata un po' particolare. Trasparente, nera, coi pois sempre neri, abbastanza grandi, e un XS nonostante io la veda enorme, molto semplice, molto leggera. Poi più in là vi mostrerò anche dei video outfit proprio centrati su queste cose perché sono davvero carinissime addosso. Indossate ovviamente hanno un altro aspetto, si vedono meglio e anche voi potete capire se avete più o meno le mie misure come possono rimanere. E sempre da questo sito ho preso questa semplicissima canotta nera, anche questa abbastanza lunga, mi piace perché il fondo, come potete notare, è più lungo dietro, cioè non so se potete notare, comunque credetemi, è più lungo dietro e un po' più corto davanti ed è un po' arrotondato, veramente mi piace tantissimo. La particolarità, se così si può dire, è questa rete davanti, quindi un po' sopra al seno e poi ripreso anche sulle spalle dietro, però comunque mettendo un reggiseno a fascia non si vede assolutamente nulla. Questo è un bel cotone, molto spesso, e anche questo ho pensato di prenderlo da indossare con i leggings o magari con le gonne a vita alta, un po' frufru come piacciono a me, perché a me piace mischiare un po' i generi, quindi fare un look romantic, gothic, rock, bon ton, così tanto per andare fuori dalla massa. Dal sito Per San, trovate tutto qua sotto, ho scelto questa collanina sul oro rosa con queste pietrine sempre sui toni del rosa, rosa antico, che io veramente adoro. Poi ci sono questi Swarovski, per modo di dire, davvero favolosa. Ecco, anche oggi questa poteva andare bene. Come potete notare, qua manca una fila di queste pietroline, però colpa mia perché quando ho aperto con molta calma il pacco ho tirato un po' troppo e quindi mi si è tolto questa parte qua, però comunque sapete che io creo bijou, quindi in qualche modo riuscirò ad arrangiarmi, anche se comunque quando la indosso rimane bella diciamo schiacciata così, quindi non si nota neanche. Mi piace veramente tantissimo, tantissimo. Come sapete, adesso mi è venuta questa passione di questo genere di collane un po' appariscenti, però da abbinare comunque a dei look molto, molto sobri, molto soft. E quindi, come potevo farmi sfuggire questa collana sull'oro rosa con queste pietre favolose? Adesso non rende neanche tantissimo perché vi assicuro che sono luminosissime. Sempre per quanto riguarda i bijou, visto che dovevo arrotondare perché questi siti ti danno un tot da spendere e visto che a me piace spendere tutto e non avanzare niente, ho deciso di concludere l'affare prendendo questo bracciale qua. Come potete vedere è ancora incartato, fatto così in simil cuoio nero e pelle nera con le stelline. Sapete che adoro le stelline, comodo perché ha questi bottoncini, quindi viene così e sono contenta perché questi siti cinesi hanno le misure giuste per me, visto che le cinesine sono tutte minute e piccoline. Come potete notare, anche i bracciali mi vanno. Sapete che io ho un polso microscopico
E come potete vedere, questo mi è perfetto, è logico. Un po' di gioco deve averlo, se no andrei a morire. Però veramente molto molto carino. Adesso me lo tengo. Diciamo che non stona un po' con il mio look di oggi, però molto molto carino. Poi anche leggero, speriamo che non si rovini, vi farò sapere sicuramente. Ultima cosa che ho preso da questo sito è un vestitino, perché non potevo non prendere un vestitino. Io sono una patita di vestitini, mi vesto sempre con vestitini, gonnelline, tutto quello che è un po' così. E allora ho preso questo che sicuramente non vedrete, ma come vi ho detto prima, farò poi dei video outfit, anche perché questo è l'unica cosa che ho già utilizzato e mi piace tantissimo. L'ho anche abbinato a una bella cinturona e vi farò poi vedere. Comunque è un abito così che secondo me, visto così, non rende assolutamente, però magari lasciandovi il link vedete come sta sulla modella ed è veramente carinissimo. L'ho preso bianco, così un po', diciamo, damascato, se così si può definire. Molto semplice, stretto in vita e poi va largo. Questo è cortino, perché comunque mi arriva a metà coscia, però l'ho indossato con i leggings ed è davvero carino. Poi è molto particolare perché sulle maniche ha queste perline qua. C'erano anche le perline di ricambio, quindi ottima cosa. Il retro è così, semplicissimo, con la sua cernierina, veramente ottimo. Ho preso la S e anche qua super felice perché è perfetto. Se avete un S un po' abbondante, abbondante nel senso che un po' più seno di me, o avete qualche rotondità in più, questo secondo me non vi va, perché a me sta giusto giusto. Benissimo, poi sta tutto aderente, veramente un bijou. Contentissima, anche perché questi abiti qua, se vai nei negozi, non li trovi mai, quindi veramente, grazie, grazie a questo sito che mi ha dato l'opportunità di scegliere quello che volevo e di trovare anche un capo bellissimo. Come potete vedere è abbastanza pesante come materiale, è un cotone molto pesante e sono felicissima perché lo voglio sfruttare proprio in questa stagione. Comunque fino a, secondo me, aprile non c'è nessun problema. Dal sito Dresslink invece ho scelto questo cappellino qua, molto così divertente, diciamo, che mi piaceva veramente tantissimo. Poi questo colore è un colore che sapete amo, è un pompelmo, c'era scritto, molto molto spesso, molto caldo, con questo pompon che all'inizio non so, non mi ispirava tantissimo, però visto che avevo la possibilità di scegliere un qualcosa che forse non avrei mai comprato o non avrei mai trovato, allora, perché no? Questo è un cappellino che è una forma un po' così difficile, secondo me, da trovare. Tipo baschetto. Si può mettere così con il suo pompon, oppure così, un po' storto, cioè si può un po', un po' giocarci su. E poi ho scelto una borsa. Eccola qua, ancora in celofanata, molto molto carina perché è una forma che io adoro, marrone con degli inserti in oro, con queste fibiettine davanti. Si apre da questa parte qua e dentro è molto molto capiente, ha le sue solite taschine, ha la sua tracolla, taschino appunto del cellulare, diciamo così, anche se ormai cellulari sono talmente grandi che non entrano più in queste taschine, però sono sempre utili. Molto molto carina, molto capiente, bella 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 bella. Per quanto riguarda il beauty e la cura della pelle, diciamo così, la Omnia mi ha inviato due cosine. Questo shampoo qua, che non vedo l'ora di provare, bio all'aloe vera. Sicuramente questo è uno di quei prodotti che non farà chissà che schiuma, però vedremo la sua funzionalità. Sapete che io, se non faccio un po' di schiuma ai capelli, non sono convinta di averli lavati del tutto, però questi sono prodotti appositi, naturali, bio, quindi vedremo sicuramente. C'è scritto che contiene lo 0% di siliconi, di parabeni, di sale aggiunto e poi queste siglette qua.
Fantastico perché è anche certificato, quindi come diciamo preview, devo dire che è una bella preview, poi vedremo una review più in là nel tempo. E poi, come vi dicevo, mi hanno mandato anche questa che è una crema per le mani erboristica, anche questo 0% siliconi, parabeni, oli minerali, coloranti sintetici all'olio di jojoba. Favoloso, queste sono proprio profumazioni che io adorissimo. E poi sono molto naturali, molto lievi, che vanno bene a tutti, anche a chi non ama particolarmente avere profumazioni di qua e di là. Ultima collaborazione che vi mostro è quella storica, diciamo così, perché è da mesi e mesi che va avanti, ed è con la Born Pretty Store. Ho scelto diverse cosine, sempre un po' stuzzicanti. Sapete che questo sito ha davvero una gamma enorme di puccioserie, di cose, diciamo anche inutili, però mi piacciono tantissimo. Quindi, come al solito, mi sono lanciata e ho comprato questo, anche se ormai il Natale, la neve è finita, però è una cosa che mi piaceva tantissimo. Poi guardate, cioè, adesso lo stavo già aprendo. Comunque, guardate che carina la confezione. Questa era anche per fare un regalo natalizio, un qualcosa, un pensierino. Eccolo qua, che cosa sarà mai? È un segnalibro. Purtroppo rosa non c'era e quindi ho preso questo qua che è un fiocchetto di neve argentato con questa nappa azzurra. Davvero molto carino, molto elegante devo dire, quindi ora potrò utilizzarlo con i miei libri. In questo sacchettino qua, e lo lascio qua perché sennò veramente non si capirebbe nulla, ho preso questo qua che è un tappino con lo Swarovskino fucsia, da mettere al posto dell'auricolare sul cellulare, e poi questo qua che in teoria dovrebbe essere uno di quegli anellini che stanno qua, però il mio problema è sempre che sono tutta piccola e questo qua mi fa grande, cioè mi fa da anello, quindi è così. Vedremo cosa farne di questo. E poi ho preso questo qui che è un cuoricino tutto svaroscato, colorato oro, che è da appiccicare sul tasto home del cellulare. Ecco, vedete? Da attaccare qua, soltanto che io ho il 5S e non posso metterlo perché ho l'opzione dell'impronta digitale. Se io attacco quello, l'impronta digitale non c'è più, quindi aspettate qualche minuto che ve ne parlo. Poi, ultima cosa stratosferica, bellissima, 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 molto kitsch, preparatevi, è questo. Ecco, un altro tappino come quello fucsia, però quello fucsia era solo il tappino. In questo caso è color diamante con questa bocca svaroscata rosa, questo altro svaroschino e questa nappa rosa, sempre antico, diciamo così. Ditemi se non è una meraviglia. Sì, molto scomodo perché, come potete notare, il 5S, non so se anche il 5, ha gli auricolari di sotto. Io queste cose qua le avevo prese quando avevo ancora l'altro telefono perché questo ordine, praticamente tutti questi ordini li ho fatti verso novembre. E chi andava mai a pensare che avrei cambiato il cellulare? Quindi era di qua. E ho detto, ah, che carino! E risultava poi così. Però pensandoci bene, se, sì, non guardiamo gli aggiornamenti, pensandoci bene, forse è meglio qua, così almeno il telefono non si rovina, perché è un po' un dramma pensare che il vetro possa rigarsi, rovinarsi. Quindi questa cosina qua, come potete vedere, c'è anche il moschettone che volendo uno può tenersi soltanto il gioiellino, visto che non è molto comodo e pratico, però è carino, è carino. Anche questa è una cosa che non avrei mai comprato, però ne ho approfittato e quindi mi sono tolta lo sfizio. Visto che ci sono e visto che non so quando farò il prossimo video haul, vi voglio mostrare alcune cosine che ho comprato, proprio due di numero, da Accessorize. Ho preso questa cover qui, anche questo è tutto ancora sigillato, lo so, mi ripeto, però se vedete confezioni ancora un po' così luci strane perché sono ancora in cellofanate. Questa cover bellissima in silicone, ma è un silicone morbidissimo, veramente. Guardate, fa fandango il mio smalto. Comunque, con le farfalline,
altro simbolo che adoro, e poi dei brillantini oro che non so se si vedono, comunque credetemi. Costava 14,90 e l'ho pagata con il 70%, quindi mi serviva, non mi serviva, era bella. E l'ho Con il presa. 70 ho preso anche questo set di lip balm, sapete la mia passione per i lip balm, poi vi farò vedere nella mia collection. Costavano 8,90. Col 70 fate voi il calcolo, sono ancora così, non so come siano, che gusto abbiano, che colore abbiano, però sono carinissimi, cioè sì, questo è alla rosa e questo è al raspberry, che ora non mi viene in mente che gusto è in italiano, quindi scusatemi. Poi è bello proprio il packaging, guardate, io li lascerei così perché c'è la Tour Eiffel, c'è questa scatola un po' shabby, meravigliosa, tipo cartolina. E poi, sapendo che io adorissimo le decorazioni natalizie, ne ho prese due, anche queste al 70, quindi non potevo lasciarle lì. Ho preso questo pupazzo di neve con le molle qua, con la cartellina che dice Merry Christmas. Molto molto carino, costava 5,90, pagata col 70. E poi questo carinissimo pinguino femmina con la collana di pompon rossi, rossi, rossi. E tutto sberluccicante, così davvero carinissimo. Anche questo 5,90 pagato col 70. È un peluscino tenero. E voilà, vedete che è già tutto finito. Niente, come avete letto dal titolo, qua c'è anche un giveaway nascosto, nel senso che ho deciso di scegliere alcune cosine che mi hanno inviato perché o le ho già o non le uso, o comunque mi fa piacere regalarvele, quindi ora vi mostro tra le cose che vi ho già fatto vedere quello che ho deciso di regalarvi. La borsa, che è comodissima, bellissima, tutto quanto, però veramente io ne ho una praticamente uguale che ho comprato nel periodo dopo che avevo fatto l'ordine, quindi ormai era tardi per disdirlo. E allora ho pensato, ma sì, quando mi arriva lo regalo alle mie tesorine. Quindi questo è uno dei regali. Questo anellino qua, che ho tirato fuori dalla confezione, molto semplice, vedete, una veretta finissima, color argento, che come potete vedere a me dove va? Cioè, non va, va come anello, quindi non ha nessun senso che io me lo tenga, dovrebbe starmi qua, va lì, no? Quindi, se vi fa piacere, ovviamente non siete obbligate a partecipare, non siete obbligate a dire wow, che belli! Cioè, liberissime di partecipare, come no. Io aspetto sempre i vostri commenti, sia che partecipate sia che no, quindi nessun problema su questo. E poi questo qua, proprio per il motivo che vi dicevo prima, che io sul tasto home non posso mettere assolutamente niente perché sennò l'impronta digitale non mi riconosce e mi si blocca, non posso più utilizzarlo. Ovviamente se non avete l'iPhone potete regalarlo, se però vi interessa la borsa. Almeno avete una cosa e questo lo regalate o fate voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che i regalini vi possano interessare, piacere, se così non fosse nessun problema, ci mancherebbe altro. Aspetto, come vi ho detto, tantissimi commentini, così mi fate anche sapere se avete già acquistato da questi siti, se mi consigliate qualcosina, se avete delle idee, outfit da propormi, qualsiasi cosa, come al solito, io sono qua per voi, quindi anche se non vi rispondo subito perché ultimamente ho dei problemini di tempo, però rispondo, 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 anche perché ho notato che, ecco, per chi non lo sapesse, qui ci sono anche delle informazioni sui messaggi. Se vedete che i commentini non sono sempre notificati, andate in gestione video, poi a lato che è di qua per voi, c'è la sezione community. Cliccate lì e andate a vedere praticamente tutti i commenti che vi hanno scritto, anche sui video vecchissimi, che era sempre difficile andarli a trovare. Lì avete tutti gli aggiornamenti E da lì potete diretti, rispondere. così se vi fa piacere avere la risposta o rispondere è comodo. Ecco, questa diciamo è un'informazione sulle nuove regole YouTube, visto che tante si lamentano che non hanno gli aggiornamenti sui commenti, eccetera, eccetera. Lì state tranquille che trovate tutti i commenti a cui potete rispondere, quindi
Fantastico, bisogna solo abituarsi un attimo, però devo dire che la nuova grafica, le nuove impostazioni mi stanno iniziando a piacere perché se le fanno è perché vogliono migliorare, non andare a peggiorare il tutto. Chiusa parentesi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!